Ma la prima impressione è che la reazione da parte dello Stato sia completamente sproporzionata. Hanno mandato i ROS quando bastava mandare i vigili urbani a contestare una carrozzeria abusiva. E mi sembra sia stato fatto un clamore attorno a questo caso decisamente esagerato. Oltretutto conosciamo persone tipo Rocchetta che sono degli intellettuali venetisti da sempre e non hanno nessuna connotazione terroristica. Beh, si arrestano le idee, non è la prima volta, si ritorna ancora in Veneto dove qualche anno fa altre persone che lottavano per l'autodeterminazione dei popoli sono state messe in carcere. Il paradosso è che da una parte abbiamo la magistratura che sbatte in galera 24, una trentina di persone che lottano per l'autodeterminazione del proprio popolo, in questo caso quello del Veneto, e dall'altra parte abbiamo il governo con una serie infinite di provvedimenti che si chiamano svuota carceri, lascia fuori dalle patrie galere i delinquenti pronti a delinquere ancora. E con la depenalizzazione dei reati, tutti i ladri che arrivano nelle nostre case tutti i giorni non avranno pene. Questo è lo stato a cui ci troviamo di fronte. Questa è una grave responsabilità del Ministro dell'Interno, una grave responsabilità del Partito Democratico. In questo paese si processano le idee e non i reati. Noi a questa cosa non ci staremo. È una cosa assolutamente ridicola e allucinante. Questo paese, alla Camera e al Senato vengono approvati 4 svuotacarceri in 12 mesi e poi invece vengono processate le idee e vengono messi in galera degli indipendentisti. Quindi credo che questa sia una brutta notizia per la democrazia e siamo assolutamente allibiti e sconcertati da quanto sta accadendo. E questo ci mette in condizione però di verificare effettivamente che c'è comunque un movimentismo autonomista che sta prendendo piede. Vede anche nei sondaggi, noi stiamo andando molto bene. Questo vuol dire che la paura che la Lega riprenda quota è reale e la si vuole ingabbiare in tutti i modi. Arriviamo dopo il referendum libero fatto dal popolo veneto, arriviamo in un momento in cui la gente si risveglia in termini di volontà di autonomia rispetto a Roma, rispetto a quello che è un sistema che succhia le risorse del territorio Veneto in particolare per distribuirle poi laddove invece c'è malconsumo, dove c'è poi malgoverno. Lo Stato che cosa decide? Decide di mandare la magistratura, decide di mandare le forze dell'ordine e decide di trasformare quasi una richiesta, sicuramente di trasformare una richiesta pacifica in qualcosa di violento o in qualcosa di eversivo. Preoccupa la coincidenza tra un successo come quello del referendum online fatto da un movimento indipendentista che ha raccolto una messe di voti, di favore, un vero e proprio suffragio, e questa iniziativa poi di una procura che insomma, ha visto la reggenza di ben 5 anni di Papalia, che io ho imparato a conoscere direttamente in quanto solo per un cavillo procedurale non sono stato condannato proprio da Papalia a 6 mesi di reclusione, semplicemente per aver professato le mie idee, che sono allora quelle di adesso. Noi abbiamo sottoscritto per le elezioni europee un accordo con un partito autonomista sudtirolese, si chiamano i Freiheitlichen, che fanno riferimento ai liberali austriaci, che è il secondo partito alle ultime elezioni provinciali in provincia di Bolzano. Questi chiedono da sempre, si sentono annessi all'Italia, cioè loro sono stati annessi con la forza all'Italia, perché loro non si sentono italiani. E nell'accordo che abbiamo sottoscritto si parla di Stato libero del Sud Tirolo. Quindi, siccome noi nei prossimi giorni firmeremo questo accordo pubblicamente, invitiamo i carabinieri a venire e arrestarci tutti perché firmiamo un accordo dove chiediamo l'indipendenza di un territorio.